Sono adesso perfetto, ciao, ben arrivati a tutti, appuntamento di mercoledì. Devo andare un po' veloce perché cerco di stare dentro l'oretta, forse anche un po' di meno. Vi dico soltanto che sono molto preso da tante tante cose e quindi devo portare a termine molti molti lavori, quindi non riesco a concentrarmi nel trading e sto facendo del trading, diciamo, quello che comporta meno stress. Cos'è il trading che porta meno stress? Trading con una size tranquilla a lungo termine, che non hai bisogno di monitorare sempre le operazioni. Bene, cosa è successo all'euro-dollaro nel metodo fascia che uso per il robot? Il settaggio è 12 di periodo 10 di... andiamo a vederlo. Ecco, 12 di periodo, 10 di sensibilità, ok? Che è questo indicatore qui. Quando l'indicatore cambia colore, prima che diventi verde, deve veramente andare nei massimi, cambiare. Quindi è difficile che dia un falso errore, ok? Poi, oltre a questo, ha interrotto una trend line di supporto, che è questa. Andiamo a vedere dove era il Fibonacci. Fibonacci è il 50% di questa espansione qui, la lascio, che è questa zona qui. Quindi incomincia a dare un'idea ribassista dell'euro-dollaro. Ok, cosa succede all'euro-dollaro ribassista in questo caso? A parte che ha aperto il robot fascia, che è in fase beta test, un conto, ha aperto tutte le operazioni. Devo andare a capire perché si sono già chiuse, però sono ancora momenti da controllare. Il metodo fascia in questo caso ha dato il via alla zona short, diciamo la bussola, l'orientamento dell'euro-dollaro. Se io mi dovessi orientare, starei attento a prendere delle zone rialziste, ok? Anche se adesso sta rimangiando questa candela, nell'intraday lo può fare, sono 10 pips. Ok, questo è per il metodo fascia euro-dollaro. Cancelliamo questo, prendiamoci questa, la spostiamo qui. Allora, Andrea, poi non mi hai più fatto sapere, senza stress. Non c'è stress, io anzi non ho proprio tempo per fare niente perché voglio riuscire entro fine mese a prepararvi un'area gestionale, quindi avrete poi tutti quanti i servizi visual da una parte, potrete monitorare voi stessi cosa succede, mandarmi dei ticket, chiedermi delle informazioni, fare assieme a me un progetto basato su un capitale speculativo, su un capitale a lungo termine e tutto il resto, tutto tramite gestionale, quindi non c'è più bisogno di sentirsi per Skype e tutto il resto. Perché non mi prendi questa trend line? Maledetto mouse. Okay. Quindi la zona short da operare come livello, diciamo, di entrata short è questo. Ricordatevi che questo comporta che anche se il livello di short è questo, potrebbe tornare su di 50, 30, 40, 50 pips e poi fare la parte. Ti chiamo il tuo capitolo corretto, poi ne parliamo. Sono un po' veramente, se sono solo 5 minuti, Andrea, va bene, ma se si allunga un po' la chiamata, sono veramente a cicco a cicco con il tempo, perché anzi dopo il webinar dovrei sentirmi con Alessandro, sono un po' stretto. Però vabbè, cerchiamo di sentirci, dai, non dico mai di no a nessuno, che cerchiamo di sentirci, sono veramente corto di tempo. Ok, poi, visto che la sterlina dollaro, guardate poi oggi c'è un sali e scendi, guardate per esempio il dollaro yen come sta facendo questa candela, io la vedo su un grafico dove i grafici sono più stretti, però è una bella candela lunga ribassista, 15 pips. Ok, perfetto. No, ma mi fa piacere se mi mandi il testo così magari me lo leggo prima e poi ci sentiamo dopo. Quindi abbiamo il tempo, magari adesso me lo stampo e me lo leggo la sera tranquillo. Ok, perfetto, così me lo leggo e mi trovi preparato. Ok, USD Yen che sta facendo una candela ribassista. Questo comporta che la sterlina dollaro e l'euro dollaro abbiano un ritracciamento rialzista, perché se il dollaro è debole, la sterlina e l'euro salgono. Se la sterlina sale, quindi cerchiamo sempre di comparare tutti quanti, vediamo se stiamo là bene, ecco qui, di cercare di portare tutto quanto su. Se la sterlina sale, quindi sale la sterlina,
dovrebbe salire, scendere l'euro sterlina, perché quello che comanda l'euro sterlina è la sterlina dollaro. Uff, madonna, prendermi tutti questi euro sterlina ti fa un po' di confusione, è un sognilingua. Bene, cosa succede all'euro sterlina visto che la davamo per ribassista? Ok, in questo caso qui io ho un drag abbastanza, diciamo un elastico abbastanza tirato visivamente. Quando vedo una bella parte rossa, posso incominciare a pensare alla parte rialzista. Qui non dimenticatevi un concetto molto, un concetto da seguire è quando avete la regola del 15, quindi regola del 15 è questa. Se io avessi qui il 15, continuava praticamente la parte ribassista. Diciamo, io non dimentico le cose, cioè insomma. A volte non le faccio, non le condivido, però se lo schema della regola del 15 c'è, uno la deve anche implementare. Come la vado a implementare la regola del 15 in questo caso? La posso implementare se faccio trading oppure per usare come analisi. Questa è la regola del 15. Quindi se ero qui e mi davo un segnale ribassista, questa qui non era un long, perché la regola del 15 statisticamente mi continua il trend ribassista. Bene, poi continuo a contare da qui, continuo a contare da questa zona qui. Questa è la regola del 15, perché l'ho messa qui, che non è il 15, 16. Allora, contiamoli a mano, perché sennò questo è l'1, da qui è 19, ho sbagliato. Questa è la regola del 15, mi sono sbagliato di zona, vedete, sono un po'. Ok, regola del 15, quindi usciva dalla lateralità, forse per questo mi sono sbagliato, però guarda, ricontiamoli. Regola del 15, da qui continuo a contare perché i primi due 15 li leggo, questa è la regola del 15, che è questa. Bene, adesso io ho la prima, quindi se questa era 15. Perché non mi riconti giusti, maledizione? 15, 16, 15, 30 è questa candela qui, ok? Questo è il segnale short. Se non mi dai con questa accelerata che mi stai facendo adesso, mi vai oltre a questo massimo qui, uscendo dalla lateralità qui. Allora ho il trend rialzista fino al pivot minimo, quindi potrebbe ripartire con un Instagramma verde, la nuova distribuzione gialla e la sterlina dollaro riguardarla rialzista. Quindi questo qui è un classico wait and see, praticamente aspetta e guarda. Questo è nel gergo borsistico a volte. Io trovo che questi diciamo proverbi o piccole frasi che si usano nella borsa, tipo the trend is your friend, queste cose che sono internazionali, secondo me è anche una scusante. Nel momento che io guardo la sterlina dollaro adesso, non posso continuare ad andare short perché il trend è ribassista. Devo cercare di capire quando vado dalla parte contraria, giusto? In questo caso qui, sta salendo la sterlina dollaro. Non la voglio tradare, ma mi potrei tradare l'euro dell'euro sterlina. Siamo arrivati al pivot, non lo trado, ma con il primo Instagramma rosso io ti trado. Ben arrivata. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande dirette, c'è anche Michela tra di noi, quindi se volete direttamente avete delle domande, gliele passo scritte direttamente. Ok? Perfetto, quindi oggi webinar interattivo anche da questo punto di vista. Ricordatevi sempre che quando dovete fare un'operatività, cioè aprire un conto, richiedere delle cose, non aspettate l'ultimo momento perché non siete soli, ce ne sono tanti. Cioè, sta andando bene. Io sono la persona più contenta nel momento del trading automatico, sono la persona più contenta perché io penso che l'algo moving è una soluzione a tanti problemi, ok? Sta andando benissimo anche nei conti piccoli, sebbene i conti piccoli sono sempre quelli più esposti. Immaginatevi se avete un conto da 1000 che vi sta producendo 200-300 euro, 50 euro, 100 euro alla settimana,
Immaginate se avete la stessa probabilità su un conto a 10.000, siete praticamente, avete ridotto il rischio del 90%. Quindi avete un rischio che adesso è al 100%, lo riducete moltiplicando la somma per 10, avete il 90% di rischio in meno. Quindi su un conto da 10.000 e fate in un mese 5, 6, 700 euro senza avere rischio, diventa un reddito. Ok? Quindi l'algo è fantastico. Abbinato anche al fascia, sempre su un conto da 10.000, io non ho parole come sta andando veramente bene. Quindi non siete gli unici, si sta espandendo non so, oltre l'Italia, si sta espandendo anche su altre nazioni, perché certo viene richiesto e c'è un robot che funziona perché è pensato bene. Quindi questa è un'altra cosa, via. Quindi se dovete fare delle richieste e poi aspettate che in un giorno sia tutto pronto, datevi 2 giorni di tempo perché il conto non deve essere un conto normale di trading, deve essere un conto hedging, deve essere un conto con la leva 1.400. Cioè, insomma, ci sono delle caratteristiche da seguire per avere un conto perché funzioni con i robot. Ok? Se avete un conto di trading con la leva 1.400-1.500 non è detto che sia quello giusto, perché deve avere la possibilità, e io lo noto perché tanti di voi, adesso dico di voi perché qualcuno mi sentirà anche dopo, ha dei conti con altri broker e non tutti i broker sono così, diciamo, tranquilli e fluidi nell'operatività. C'è qualche broker che salta una candela, c'è qualche broker che si blocca 20 minuti a mezzanotte e queste cose qui comportano logicamente un po' di subbuglio nell'operatività del robot. Quindi attenzione, scegliete piuttosto il broker che vi consiglio, in questo caso Swissmarket. Ma perché ve lo consiglio? Perché ho notato, come ho detto già l'altra volta, che la disputa che lo swap sia un po' alto non è vero. Alla fine tutti i broker sono adesso con lo swaps alto, le swaps è così, è cambiato. Io lo so perché sono 17 anni quasi che faccio trading. Era una volta era a zero, non esisteva neanche lo swap. Adesso purtroppo è così perché si devono vincolare da lasciare le posizioni aperte. Insomma, è tutto quanto un intreccio di cose che con gli anni è cambiato. Bene, quindi attenzione all'euro sterlina. Lo guardiamo sui 5 minuti perché l'euro sterlina sui 5 minuti io lo sto monitorando perché mi interessa, guardate, questo è il minimo di Gauss, questo assolutamente è il massimo di Gauss e continua a scendere. Non penso che adesso da qui andrà a farmi un nuovo massimo di... Vabbè, non sono tanti pips, eh? La candela daily dell'euro sterlina è arrivata in una zona di resistenza. Guardi, io non le, no, sono uno dei pochi relatori Treda, perché non tutti i relatori sono dei Treda, dovete stare anche attento a questo, che c'è magari il relatore che non fa neanche trading di per sé. Io vi ho già fatto vedere che faccio anche trading. E in questo caso qui sono uno dei pochi relatori e Treda che fanno vedere, non fanno vedere i supporti di resistenza perché non mi interessano. Cioè non è che sia un punto assolutamente dove io mi posso fissare, dico, ok, qui vado long, qui vado short. No, perché a me non interessano tanto le resistenze. In questo caso è palese che questa zona qui io uso, per esempio, qui andare sui corpi. Questo è il corpo, questo è un corpo. Prendo quello più alto che è questo qui. Ok? Nella zona di resistenza, questa, e si è fermato qui ieri il prezzo. La mettiamo più fina, così abbiamo qualcosa in più da vedere. Abbiamo, vedete, si abbassa ancora un pochettino. Abbiamo proprio la zona dove ieri ha rotto. E oggi si sta tornando sotto. Se questa zona di resistenza tiene, e questo ritorniamo all'analisi tecnica che vale al 50%, abbiamo il 50% di possibilità di avere ragione, il 50% di avere torto. Quindi o rompe a rialzo e spacca tutto, o se ne ritorna colomba e torna giù. Ok? Cosa potremmo dichiarare in questo caso se incomincia la discesa? Una cosa molto semplice. Se io qui vado a preannunciare che questo è un ciclo mensile, è un ciclo mensile o una distribuzione mensile, perché vogliamo rimanere sulle distribuzioni, non sui cicli. Se è una distribuzione mensile, è stata una distribuzione abbastanza piatta, diciamo laterale. Qui dove è partito il nuovo mese, ok, con una nuova distribuzione mensile, sembra partire forte, come poi è partito anche qui, ok?
fatto 250 pips, in questo caso ne ha fatti 210 più o meno, e adesso sembra fermarsi perché c'è questa zona di resistenza. Adesso è difficile, adesso non so, magari già Gianzi mi dici tu se alle 10:30 c'è la stellina con dei dati, è difficile che in questo momento qui, senza nessun dato, la stellina prenda forza. Se scusa, l'euro prenda forza contro la sterlina, se poi la sterlina, nel caso contrario, dov'è? Qui la vedo forte, la sterlina è forte, nessun dato oggi, la sterlina è forte, se la sterlina continua a salire forte, ok? Quindi anche qui questo potrebbe essere, lo disegno ma lo tolgo subito, il minimo di Gauss, quindi una ripartenza della campana gaussiana da qui, dopo aver avuto una sequenza di campane ribassiste. Qui vi ho fatto vedere il massimo di Gauss, guardate come funziona questa tecnica, perché non è che io invento per vendere o invento per fare un webinar, me ne potrei anche stare zitto e non farvi vedere questa cosa, ma chi c'era al corso e chi vedrà il corso dopo, questo è il massimo di Gauss 1, che è questo. Ma siccome poi in chiusura tu mi scendi, questa potrebbe essere la campana gaussiana chiusa. Ok, siccome poi mi parte e rialzo così, per motivi dati, non so, e mi vai a superare questo massimo di Gauss, mi fai un massimo di Gauss chiaro, crescente, in questo caso perché è un massimo, non un minimo, io dichiaro che questa zona qui me la devi andare a ritoccare. Guardate, zac, me la ritesta. Quindi lo short al massimo di Gauss c'era con questo segnale qui. Questo era il segnale, qui era il segnale short. E quindi da qui si andava a ritestare questa zona del minimo di, massimo di Gauss e lo fa sempre, quindi statisticamente siamo dalla parte giusta. Se poi mi vai a ritestare questo, qui abbiamo una trend line ciclica che prende la parte centrale della distribuzione. Una volta che tu mi ritorni giù, mi fai un altro segnale short qui, ritorni sotto la zona del massimo di Gauss e qui mi scende. Ok, mi va a ritestare la parte centrale, una volta che mi rompe continua la fase ribassista perché mi deve andare a chiudere la distribuzione. Qui la distribuzione si è chiusa qui fino a prova contraria, questo è il minimo di Gauss che è sempre quello precedente alla gobba ribassista, come il massimo di Gauss è sempre quello precedente perché gli indicatori sono un po' in ritardo, ma questa è una cosa chiara, classica. Bene. Questo è il minimo di Gauss, mi riparte a rialzo e mi fa questo massimo di Gauss, fino a prova contraria a questo, da qui mi diventa ribassista, vedete questa zona qui diventa ribassista, e in questa zona qui potrebbe andare a chiudere la distribuzione anomala, irregolare, la potete chiamare come volete, un'aritmia di mercato, a me non interessa, in questo caso qui se adesso tu mi fai gli istagrammi verdi, incominci a partire, io mi vado a cercare la zona della campana gaussiana gialla in partenza. Se la sterlina dollaro è forte, allora andrò a puntare forse non sulla sterlina dollaro rialzista, ma più che altro su un'altra coppia che mi dia un sostegno, diciamo, dal punto di vista tecnico migliore. Cos'è la controparte? È l'euro sterlina. Qui abbiamo il minimo di Gauss qui, massimo di Gauss questo, chiusura in questa zona qui. Per esempio, potrebbe essere questa la chiusura. Questo però, adesso lo vado a segnare, potrebbe essere un altro massimo di Gauss. Non mi piace in questo caso qui perché finisce qui e mi vai a cercare la parte alta. Se questo è il massimo di Gauss 1, questo è il massimo di Gauss 2, devi tornare in questa zona qui. In questo caso la vado a vedere diversamente perché se io vado a notare abbiamo una distribuzione gialla questa. E non può essere altro che questa è un'altra distribuzione. Non può essere questo il max 1 e questo il max 2. Non può essere perché è troppo forte, ok? Perché vedete che qui si chiude e mi riparte. Quindi già questa l'ha conclusa. Non è che ha fatto subito dopo qui un massimo, no, l'ha fatto veramente in chiusura. Quindi questo per, come dicevo nel webinar precedente, dovremmo essere in sintonia con il mercato. Questa è la sintonia, questo è il minimo di Gauss. Se mi rompi questo minimo di Gauss, allora diventa ribassista la distribuzione e io sono contento. Com'è che potrebbe diventare ribassista la distribuzione? Rompendo logicamente il minimo di Gauss. Quindi questa zona qui. Che poi questa sia tutta una distribuzione, a me non interessa. A me interessa solo fare trading e cercare
di rimanere in sintonia con il mercato. Quindi sterlina dollaro forte, euro sterlina debole. Cos'è che posso inserire per darmi un po' di più di input? Domanda. Tanto prendo un po' di fiato. Il dollaro yen sta spaccando tutto. Guardate, primo segnale short. Quindi vuol dire dollaro debole, euro forte, sterlina dollaro debole. Sterlina dollaro in disputa tra scusa, sterlina dollaro forte e euro sterlina in disputa, perché la sterlina è forte, però l'euro è anche forte. Quindi dobbiamo anche capire questo. Dai, cos'è che posso inserire ancora? Non c'è più niente da bere. Bravo. Cos'è che posso inserire ancora per darmi un po' più di input per la sterlina, per l'euro sterlina? Dai. Ve lo dico io. Da questo minimo qui a questo minimo qui è una trend line di analisi tecnica, non altro che una trend line di analisi ciclica. Quindi io la metto colore ciclico, questo qui. Se tu mi vai a interrompere questa zona qui, io divento ribassista. Ok, cosa devo andare a controllare oltre a questo? Ok, qui abbiamo una sequenza di distribuzioni rialziste. Scriviamo questo, che non mi piace, non so se lì, cancello. Andiamo a vedere cosa mi dirai nella distribuzione a 5 minuti. Ok, distribuzione a 5 minuti, poi passiamo all'euro-dollaro, perché l'euro sterlina è composto dalla forza o debolezza della sterlina, quindi sterlina-dollaro, ma è anche composto dalla forza o debolezza dell'euro-dollaro. Quindi se la sterlina-dollaro sale, certo che la sterlina è forte, però se sale anche l'euro è forte. Quindi c'è questa disputa tra il tira e molla sull'euro-sterlina. Ok? Bene. Qui abbiamo una fase di una distribuzione, cioè un'espansione di prezzo su questa zona qui ribassista. Quindi potrei andarmi, anzi meglio lo faccio, su questa zona qui mettere un Fibonacci, che è l'ultima espansione più ampia che posso avere. Ok, qui siamo sul 50%. Dopo questa espansione ribassista, il prezzo ha cercato di tornare su, facendo un minimo e un massimo crescente, cioè un massimo crescente, un altro massimo crescente, ma sono decrescenti rispetto al massimo assoluto. Ok? Continua a fare dei massimi crescenti e poi a un certo punto si ferma in questa zona qui, dove questo massimo ha trovato. Da qui l'euro sterlina sui 5 minuti ha fatto la discesa. Bene, andiamo a vedere come siamo messi a distribuzione, magari ci inseriamo qualche altro strumento. Ok? Questo. Da qui a qui, quello che è importante assolutamente è sempre seguire un'idea di trade. Cioè, io non posso entrare perché è salito tanto, è sceso tanto. Posso anche entrare, ma se ho l'idea anche di dove chiudere. Bene, dove potrebbe chiudere la distribuzione se incomincia a diventare una zona ribassista? Chiaro, su questa trend line. Su questa trend line devo capire quando riparte. Bene. Una volta che ho questo, da questo massimo qui a questo massimo qui, facciamo così, poi li cambio. Guardate come si compone un bel canale, lo facciamo così. In questa zona qui, di questo massimo e questo massimo qui, compongo un canale, andiamo a vedere bene. In questa zona qui, in questa zona qui, se il canale viene interrotto qui, quindi la linea gialla scende sotto questa zona qui, è ulteriore conferma che siamo ribassisti e del target è questa zona qui. Quindi l'orientamento me lo faccio sull'indicatore. Va bene? Bene, da questa zona qui devo stare attento di prendere profitto, perché potrebbe risalire. In base a come risale, dovrò capire se questo massimo qui e questo massimo qui saranno la zona di target. Quindi posso anche segnarmi questa zona qui, da questa gobba qui a questa gobba qui, la metto di un colore, incomincia a diventare un po' colorato, però va bene lo stesso.
di un colore rosso che è la zona di resistenza. Quindi andiamolo a vedere di nuovo. Questa zona qui è la mia zona di resistenza. Cosa vuol dire? Che se il prezzo da qui scende ancora e diventa ribassista, ok? Mi tocca questa trend line qui. Su questa trend line qui più o meno sale, il canale non mi serve più e mi arriva qui in alto e poi da qui ho ulteriore max Gauss. Posso tornare, facciamolo di nuovo perché non voglio fare di questo esempio. Allora scende, sale, arriva qui. Nel grafico ho un max Gauss e ve lo disegno. Fate conto che per scendere deve scendere il prezzo anche fino a qui, e poi mi fa un max Gauss. Ve lo disegno più o meno così. Questo è il max Gauss. Cosa vado a ricavare se questo è il Gauss? E questa è la parte alta dell'indicatore. Aiutatemi. I nuovi lo so che magari stanno un po' pensando che sono mezzo pazzo, però Giangi, Mauro, dai, avanti. Giuseppe, dai, Vladimiro, Silvia, cosa voglio intuire con questo? Cos'è questo max Gauss qui se mi si forma qui il max Gauss? È l'indicatore sulla parte alta. Vuol dire che questo max Gauss qui, che è anche sulla parte alta dell'indicatore, è un max Gauss superiore a questo. Giusto? Quindi sta facendo una fase ribassista di mercato del trend is your friend. Questo è il massimo di Gauss che abbandoniamo, ci portiamo nella parte bassa e comincia a fare dei massimi di Gauss decrescenti. Stessa cosa potrei riferirvi qui, guardate, minimo di Gauss crescente, minimo di Gauss decrescente, minimo di Gauss crescente. Questo vuol dire che siamo in un trend rialzista, ok? Dopo questa discesa il trend è stato rialzista sull'euro sterlina, in ogni caso. Quindi l'euro sterlina voleva dire forte, la sterlina dollaro debole. Infatti la sterlina dollaro abbiamo avuto tutta la fase discesa. Adesso sta cambiando il template dell'andamento valutario, chiamiamolo così. Quindi questi massimi di Gauss che comunque sono stati crescenti sono andati poi a cercarsi una zona di lateralità per andare a fare questo terzo massimo, ok? Che è chiaro che è un massimo di Gauss in questa zona qui, comincia a scendere, mi interrompi il primo minimo di Gauss, mi interrompi il secondo minimo di Gauss, mi interrompi il terzo minimo di Gauss, quindi vuol dire che vai ad annullare tutta questa fase di lateralità. Se incominci a scendere, allora io ho ragione. Capite che c'è tutta una logica sotto a questo sistema? Non è che sia una cosa che io mi sveglio la mattina, voglio fare il webinar e me la invento. Ci ho pensato molto nel distribuire pubblicamente questa cosa. Ok? Poi io sono fatto di natura così. Mi piace quando il ferro è caldo si batte, condividere con voi tutti. Cioè, quindi io condivido. Ho tanti metodi, tante strategie. Questa qui del fascia è una strategia talmente semplice che è intuitiva dal primo punto di vista. Se uno la vuole usare tecnicamente, è la cosa più semplice che esiste. Poi diventa difficile se si va a inserire un effetto di logica. L'effetto di logica, non voglio riportare sempre la numerica ciclica perché sennò non avrebbe senso, diventerebbe un metodo ciclico ed è un po' sofisticato. Ok? Un po', anche perché non ti dà chiarezza. Il metodo ciclico sì, ti toglie il caos dal grafico, questa è una cosa buona, però anche ti mette sempre dei dubbi che sia finito il ciclo o non sia finito, è ripartenza e ripartenza. Quindi ci vuole veramente un po' di sintonia in più. Il metodo fascia invece ti dà la libertà di poter chiudere delle operazioni, di entrare ribassista, rialzista, anche soltanto guardando l'indicatore. Quindi, come è scritto nel blog ieri, nel video di lunedì, che però ho avuto il tempo solo ieri di metterlo, mentre ascoltavo una cosa, mettevo il video e lì ho scritto che ci sono due metodi per essere profittevoli sul trading, nel trading online. Cos'è? Il primo, io mi dichiaro trader puramente tecnico, cioè non me ne frega niente di quello che dicono le notizie, di quello che dice l'indicatore. Sì, quindi se l'indicatore mi dice long, io vado long, se l'indicatore mi dice short, io vado short.
mi giro con l'autoreverse, magari usando money management oppure usando martingala, quindi mi chiudo e mi giro automaticamente dall'altra parte, e questo è puramente tecnico senza guardare altro, ok? Quindi non posso agire oltremodo, questa è una cosa. Oppure ho il secondo metodo, che è sicuramente più complicato, è rimanere in sintonia con il mercato, avere un filo logico da seguire e riuscire a chiudere o non chiudere le operazioni, perché si va logicamente a pensare che la sterlina dollaro, l'euro dollaro, che non so io, è ancora rialzista, quindi non vale la pena chiudere l'operazione, vale la pena tenerla ancora. Ok? Questo vuol dire la sintonia. Magari un'operazione che ti è andata in negativo non la vuoi chiudere, la lasci correre, e prima o poi ti torna in positivo, riesci a guadagnare, quindi ti eviti uno stop loss. Però se vai contrario a questa logica e sei costretto a chiuderti un'operazione in negativo o chiudere uno stop loss, lo stop loss deve essere regolato sulla soglia di sopportazione. Quindi se io non uso lo stop loss nelle operazioni, a un certo punto, se ho un conto da 10.000, posso anche dire ok, quando arrivo a 2.000 euro di perdita mi chiudo, quindi il mio stop loss è maggiore, però è unico. Però questo qui deve essere una regola che ognuno di noi deve darsi dentro quando fai trading senza usare lo stop loss. Bene? Ok, questa. Madonna, male anche il braccio. Bene, bene, andiamo avanti. Per l'euro dollaro, visto che abbiamo visto l'euro sterlina, ok, adesso di nuovo candela rialzista, e sterlina dollaro, chiaro che se l'euro sterlina sale mi sta facendo anche una parte ribassista. Attenzione! Quello che adesso ci si aspetta in questa zona qui, anzi togliamo questa e prendiamoci questa, perché è finita la fase. Qui incomincia, in ogni caso questo è un segnale long, da questa zona qui è un long. Perché è un long? Perché il metodo fascia mi dichiara che dopo il primo istogramma verde, il secondo, se mi fai un breakout, è long. Qui ritorniamo sempre all'idea, non sarei mai andato long io sotto un pivot, però questo qui ti evita di andare, come vedete qui, per esempio, il segnale, vabbè, questo era un segnale un po' più basso, però il segnale long in questa zona qui, siamo sopra il pivot, lo fai. Se il segnale era qui sotto, lo vedete, facevi lo stesso. Ok? Una volta non si faceva questo, almeno io non lo facevo. Adesso qui un pivot, normalmente dovresti farti uno short perché il prezzo è sotto. Se mi dai un segnale long che è comunque sotto il pivot, io penso al long, perché il drive è rosso, deve cambiare colore. Ok? Bene, andiamo a vedere però la nostra coppia portante, che è l'euro-dollaro. Portante e non importante. Portante perché se questo minimo assoluto qui, ok, abbiamo, portiamoci avanti col canale, anzi, oltre a questo vi voglio spiegare, lo voglio dichiarare con voi, che quando io ho fatto il webinar lunedì, eravamo qui allora, un po' di fiato. Oggi è mercoledì, martedì, lunedì. Ok? Il lunedì, che era questo il minimo di Gauss, questa è la zona del canale, questa è la zona del canale del venerdì, ok? Questo che è la discesa, il lunedì, ritornando su questo canale qui, cosa mi dice? Si mi rompe il rialzo, mi vai a cercare il massimo di Gauss. Infatti io, se vi ricordate bene, o se ti ricordi bene anche tu Mauro, dicevo che non andrei ancora short sull'euro dollaro, preferirei ancora un long, ok? Il long l'ho fatto. Poi, tornando sotto il canale, questa qui è la soglia dove io dovevo entrare short nuovamente, canale basso. Sul canale, zona del canale, questa zona qui mi sta dando un segnale long da distribuzione tecnica, da analisi tecnica. Quindi questa zona qui, il target è decrescente sul canale, ma è questo. Quindi la giornata di oggi potrebbe essere ripostata di nuovo o reimpostata di nuovo a rialzo. Quindi euro-dollaro ancora sulla versione long, perché in questa zona qui potrebbe essere questo il minimo di Gauss, che non lo segno ancora, però. Ok. Che non lo segno ancora perché logicamente non lo so, questo qui potrebbe essere il minimo di Gauss. Ci starebbe perché sarebbe questa tutta la distribuzione. Zac, zac. Questo è il massimo di Gauss e questo è il minimo di Gauss. In ogni caso abbiamo questa trend line, quindi cercate sempre di
notarvi le cose, perché se questo rimane il minimo di Gauss, quindi dovevo avere logicamente una fase ribassista, quindi il primo momento lo lascio, poi lo tolgo, questa zona qui e questa zona qui diventa una trend line di supporto, non c'entra con l'analisi ciclica, quindi non è una trend line ciclica, ma è una trend line di supporto messa così. In questa zona qua io supporto, guardate l'euro-dollaro come sta salendo, supporto il prezzo, se mi viene interrotta questa, avrò la fase ribassista. Quindi devo capire se qui e qui continua la fase ribassista. Cosa intendo dire questo? Intendo dire che se qui mi parti con la distribuzione come sta facendo adesso, quindi drive verde, Instagrammi verdi, e mi arrivi in questa zona qui, e io sono con la campana gaussiana così, inferiore a questo massimo qui, allora cosa ho? Una campana gaussiana che potrebbe diventare ribassista, andare a rompere questa trend line e diventare ribassista. Ok? Tutto ancora da vedere, però prima ancora di fare il trade io posso capire dove io mi dovrei fermare. Se io adesso entro long con un segnale long verde, quindi un Instagram verde, entro magari long più o meno in questa zona qui, aspettando un paio d'ore, il target è questa zona qui. Ok? Qui c'è il pivot, primo target, qui c'è il secondo, non andrei a cercarmi il secondo, ma più o meno in questa zona qui è il mio target. Quindi l'entrata da qui a qui. Non andrei oltre al canale. Quindi chi riesce a entrare qui e si prospetta di arrivare qui in alto, quello è il trader ambizioso che andrà poi a riuscire a chiudere forse a pari oppure in negativo una posizione che sta guadagnando 20 pips. E di questo vivono i mercati. I mercati vivono di chi riesce a aprire operazioni, ma non riesce a chiuderla in positivo e poi la chiude in negativo perché mangiandosi le mani dice: cavolo, avevo visto 50 euro e adesso me ne devo prendere 45, mo adesso me ne prendo 35, mo adesso me ne prendo 30, ma forse ritorna su e poi ne vedo di nuovo 40, no, ma ne avevo visti 50, adesso di nuovo 25, ma io ne ho visti 50 e alla fine riesce a chiudere a pari. Oppure addirittura anche in perdita perché pensi sempre di riuscire a prendere di più. Ok? Quello è il trader che non riesce a essere profittevole. Io vi ho fatto degli esempi lunedì con le posizioni chiuse con 50 euro, 50 euro, 50 euro. Alla fine non so quanto euro, 150 euro di guadagno. Questi 150 euro di guadagno in un'ora di trading, chi è che ve li dà in un trading, in un lavoro tradizionale e non da manager, ma un lavoro normale? Muratore, barista o che ne so io, 150 euro seduto al computer con la tazza di caffè o di tè sono un bel guadagno. Okay? Questo è quello che io propongo nel mio trading. Quindi io lo lascio segnato questo il minimo di Gauss, potrebbe essere questo. Se questo è il minimo di Gauss, che oltre a questo che strumento devo inserire? Guardate, lo inserisco qui. Chi è che mi sta già dicendo che cosa sto inserendo in questa zona? Lo cambio colore così avete già capito. Io prima di far ripartire una campana gaussiana, cosa devo cercare? Il canale di compressione. Guardate, il canale di compressione è questo. Questo minimo qua, questo minimo qua. Vado a cercare le zone che si addicono di più. Eccole qui. Questo sta uscendo dalla zona di compressione. Di più non vi posso dire perché sennò andrei oltre a quello che so io, questo è quello che vi posso dire. E questa è una fase di compressione, sta uscendo. Questa fase di compressione qui, se la voglio spostare, guardate, adesso non vado a sistemarla, ma questa più o meno è la fase di compressione precedente. Poi non voglio spostare perché già si addice a questo canale. Va bene? Domande? Domande rispetto a questo? Quindi euro-dollaro forte. Devo stare attento all'euro sterlina perché l'euro sterlina avendo un euro forte e avendo una sterlina debole, allora sale ancora l'euro contro la sterlina. Poi, quando l'euro dollaro però perde forza contro alla ripartenza di una distribuzione, quindi questa è la distribuzione di partenza, quando perderà forza e non andrà più oltre a questo canale, comincia a scendere, allora sono pronto per far partire l'euro sterlina ribassista. Quindi devo anche stare attento che non è tutto come me lo aspetto. Ok? L'euro-dollaro in questa zona qui è chiaro che è partito qualcosa, quindi questo è il minimo di Gauss sui 5 minuti.
E ancora la fase rialzista non è terminata. Sull'H1 andiamo a vedere la distribuzione blu. Guardate la distribuzione blu. Questa è la distribuzione blu. La disegno qui, così ce l'abbiamo. La mettiamo del colore blu. Questa è la distribuzione blu partita qui, quindi il minimo precedente. Se la distribuzione blu, la segno così, o così che è meglio, si vede meglio, è questa, in questo caso qui, dov'è il massimo di Gauss blu? Potrebbe essere questo. Quindi è finita la fase rialzista dell'aerodollaro e poi comincia ad scendere. Andiamo a vedere cosa dicono i cicli. Vedo che non ci sono tante, non state intervenendo molto né i nuovi né i soliti. Quindi vuol dire o siete allineati o non avete capito niente. Quindi fate per favore un po', interagite un po' per capire un attimino. Ok? Qui abbiamo l'euro-dollaro weekly, punto 5, quel punto di domanda è questo. Siamo in una fase ribassista in ogni caso, la candela sta diventando adesso weekly ancora rossa, quindi non è detto che... No, non vi voglio buttare. Beh, perfetto, ok. Quindi è detto che l'euro-dollaro se mi deve andare... A fare il punto 5, che non siamo comunque una distribuzione ribassista, il punto 5 delle teorie delle onde di Elliott, quindi vorrà dire che sì, farà la parte rialzista ciclica o di distribuzione fascia sull'H1, H4, però non andrà a farmi nuovi massimi rispetto a questo, quindi non andrà oltre i 50 pips di espansione. Quindi se io devo andare long, non andrò a avere una tendenza di ambiziosa di 50, superare i 50 pips. Farò nell'intraday i miei 20 pips e va bene così. Poi addirittura ho già predisposto il mio trade post long, farò uno short. Quindi prima mi farò il long e poi mi farò lo short. Ok? Sempre guardando l'andamento. Quindi quello che mi dice l'euro dollaro sul weekly è questo. Sul daily, questa bueno, possiamo che toglierlo. Comunque vedete che sempre, rimane sempre questa la zona che adesso non è più zona di supporto, ma è una zona di resistenza. Guardate. Basta andare a inserire qui, cambiamo colore, zona di resistenza, togliamo queste zone qui che tanto ormai non ci interessano più. Eccola qui, zona di resistenza, siamo in un canalati ribassisti, è partito il ciclo mensile qui, andiamo a vedere un po' il grafico più ampio, se qui è partito il ciclo mensile, guardate. È arrivato a fare 132 pips, non riesce a portarsi altro, a un certo punto si stanca e comincia a scendere, quindi diventa, potrebbe diventare un ciclo ribassista, ok? Questo per il daily che comunque non dà tanta informazione. Il 4 ore ciclico dove siamo? Ok, qui adesso si, per chi, per i soliti diciamo è già chi, più chiara la situazione che sarà difficile andare a cercare una situazione ancora più in alto, ancora più long, perché la distribuzione si dovrà chiudere. All'interno abbiamo i primi tre cicli, 1, 2 e 3, ok? Abbiamo il nuovo nucleo, quindi togliamo un po' di roba, tanto togliamo il pivot che non ci serve, togliamo i segnali che non ci servono, togliamo questa trend line qui che è il Fibonacci, non ci serve, lo mettiamo magari dopo. Questo è il nucleo precedente, che è questo. Si sono spostati un po', ve la lascio stare, non ci interessa. Togliamo anche questo Fibonacci qui. Ok, pulito un po' il grafico. Inseriamo la trend line ciclica, quindi dal minimo dell'1 al minimo di partenza del ciclo 2, che è questo. La mettiamo del colore del ciclo. Della trend line ciclica, quindi la mettiamo color celeste e tratteggiata. Mettiamo la trend line del nucleo. Questo è il massimo dell'1, questo è il minimo del 2. Posso usare questa zona qui. Non ne ho altre, adesso vi faccio vedere. Tanto la sistemiamo, può darsi che la possiamo anche andare a sistemare diversamente. Questa è la trend line del nucleo. Questa teoria trovate tutto nel blog, cioè insomma non è che sia una cosa nascosta, e secondo me ha un valore aggiunto. Non ho altri punti perché ho il massimo della seconda parte dell'1, oppure
Il massimo del 2 sarebbe questo e non cambia molto, quindi non ho altri punti da seguire per il nucleo, quindi è evidente che sia solo questa, trend line del nucleo, me la porto avanti, andiamo a vedere se ci sono altre scritte, trend line ciclica, me la porto avanti, livello del perno, me lo porto avanti, e questo qui andiamo a vedere. Poi questo nucleo qui lo lascio, questo perno qui lo lascio, livello del perno nuovamente lo vado a segnare. Colore giallo, perché essere sempre ok, questo è il mio livello del perno, lo metto dritto. Oppa, ci vado fuori dal mouse, fuori il tappetino del mouse. Allora, ok, questo è la parte centrale, è questa, quindi questo è il livello del perno. Ok, andiamo a riprendere l'indicatore nucleo. Lo vado a fare così perché ancora anche questo in fase beta. Prendo questo, lo rimetto alla parte centrale e guardate un po'. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 raggi. La distribuzione deve chiudere qui, quindi abbiamo anche un livello di entrata ribassista, di uscita quando il prezzo sarà finito sotto il pivot, sotto il livello del perno, quindi sotto questa zona qui, il trend è ribassista. Ok? Quindi ho aggiornato anche questo. Quindi adesso ditemi voi, nell'euro dollaro abbiamo la possibilità ancora di seguire un trend rialzista o sarebbe meglio in questo caso andare a prendere le zone ribassiste dopo la salita? Questa è una scelta di ogni trader, cioè un trader può fare il trade sui 5 minuti rialzista e poi andare ad assecondare i time frame superiori con le fasi ribassiste. Questo è tutto, non c'è altro da inserire su questa analisi qui. Poi, chi vuole tradare la Nuova Zelanda lo faccia pure, io non lo faccio. Chi vuole tradare altre coppie lo faccia pure. Io ho tradato un po' di sterlina yen l'altro ieri, mi sono uscito troppo presto. Sono delle coppie che sono molto volatili, quindi dovete anche stare attento che potrebbero pagare di più, però anche il stop loss è più ampio. Quindi questo è tutto quanto quello che gira attorno a noi. Poi, se riuscite a tradare solo due o tre coppie, state bene, meglio ancora perché si riduce l'idea di andare a riportare analisi e grafici su grafici su grafici su grafici. Meglio stare nel nostro, ok? Adesso l'entrata della sterlina dollaro, io l'ho appena fatta adesso, l'euro sterlina, ho appena fatto lo short adesso perché secondo me la sterlina dollaro ha fatto una fase ribassista della candela precedente, adesso doveva ricominciare la salita, ok? Non è detto che l'euro dollaro salga, la sterlina dollaro salga, quindi l'euro dollaro può incominciare la fase ribassista, invece la sterlina dollaro può continuare la fase rialzista. Euro dollaro sul minuto, sull'H1 ciclico. Andiamo a vederlo, qui abbiamo il ciclo 1. Ricordatevi che sull'H4 abbiamo l'1, ve li disegno perché chi è nuovo non ha ancora capito, 1, 2, che il 2 non mi va a fare il nuovo massimo rispetto all'1, perché? Perché il 2, perché l'1 non è tanto forte, addirittura un po' debole, qui ritorna un po' quello che hai scritto tu, Andrea, quindi vuol dire che hai capito bene. Il 2 non riesce a farmi un nuovo massimo perché l'1 è debole, qui ci vorrebbe un Fibonacci e tutto il resto. Qui torna giù, mi fa un 2 rialzista, ci sta perché il minimo dell'1 del, tra l'1 e il 2 non è andato sotto il minimo, quindi può essere rialzista il 2. 3 fa quello che vuole, riesce a farmi un doppio massimo della distribuzione, torna giù, quindi siamo nel ciclo adesso in partenza 4. Il 4 non penso che mi faccia un 4 così. Ok, questa è una teoria, però andiamo avanti. Se invece non fosse questo, tutta la distribuzione fosse finita qui, la parte centrale, oppure il ciclo 1 fosse questo e questo è il ciclo 2, non cambia tanto l'analisi. Ok, oppure finisce qui l'1 e questo è il 2, non cambia tanto l'analisi. Teniamoci alla lettura comunque l'ipotesi che ho fatto adesso. Poi andiamo avanti, vediamo che se io guardo sull'H1, qui siamo nel ciclo 3. In chiusura, quindi partenza del ciclo 4, non ho ancora la conferma perché deve andare sopra la 12 oppure deve partire l'indicatore, non ce l'ho ancora, quindi in questo caso qui nell'H1 sono comunque tra il 3 e il 4, quindi la parte ribassista della distribuzione, quindi l'H1
Vuol dire che qui sono nel ciclo 3 e questo è il ciclo 4. Andiamo a vedere come si è comportato. Ciclicamente questo è il ciclo 1. Ad occhio, eh? Ciclo 1. Ciclo 2. Qui chiusura della distribuzione, quindi questo dovrebbe essere il ciclo 3. Andiamo a vedere ad occhio, eh? Allora, 1 che è questo, abbiamo il pattern 4S, ci sta. 2 che è questo, fratalità simile. 3 che è questo, ci sta. Qui la chiusura, riparte dopo la lateralità questo. Questo siamo praticamente adesso nel ciclo 4. Quindi farvi un'idea, potremmo essere anche adesso ancora nel ciclo 3, o meglio ancora nella partenza del ciclo 4. Questo è il 3. 1, 2, 3. E 4. Ok, guardate, 1, 2, qui mi parte assolutamente un ciclo 3 che mi fa quello che vuole, ok? Non può essere questo il ciclo 1. Fatemi vedere. Potrebbe anche essere il ciclo 1, questo è il ciclo 2 e ancora essere il ciclo 3. Però lasciamo la lettura così, 1, 2, 3 e questo è il ciclo 4. Ok? Oppure finisco qui col 3. Questo è il ciclo 3. Non cambia di tanto, quindi va bene lo stesso. Questo è il ciclo 1. Guarda dove lo metto. Qui il ciclo 1 e c'è il ciclo 2. Cioè, più o meno questa è la distribuzione. Io preferisco andare con le letture giuste, quindi ciclo 1 questo. Ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo, che è questo. Se poi questo è il ciclo 1, anzi, posso farvi un'altra idea. Guardate, sac. 1, così sembra ancora più carina. 1, più che carina, mi sembra la più ragionevole. 1, 2, 3. Quindi il ciclo 1 è questo. Questa è una Y, questo è il ciclo 1. Ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo rispetto al ciclo 1, quindi siamo coerenti con le analisi. Questo è il ciclo 2. Quello che intendevo dire io prima, questo ciclo 2, fratalità ne abbiamo 37, qui abbiamo 37. Quindi. Quello che dicevo io prima, nei cicli io non riesco a avere sempre le idee chiare, chiare come ce l'ho nel fascia. Questo non è ancora. Guardate. Così è meglio. Cosa dici? 1, 37, 2, 37, 38 e questo è il 3. Fatemi leggere i commenti. Allora, ottimo consiglio. Seguire due o tre è la miglior cosa, molto più tranquilla. Certo, assolutamente. Comunque, questo adesso sono nella fase ribassita. Non penso che mi vai a fare un nuovo massimo rispetto a questo su un ciclo 3. Quindi l'euro-dollaro è difficile adesso da tradare rialzista. Poi cosa c'ho ancora di punti chiave? Per andare a stabilire un canale, posso prendermi questa zona qui, ok? Posso prendermi l'uscita di questo canale qui per darvi un po' di input, lo metto del colore del canale che usiamo quando abbiamo queste analisi, ok? Un ritorno sotto questo canale qui, la parte ribassista. Quindi attenzione, è tutto un po', contrario, invertito. Tolgo questo canale che mi darebbe un po' fastidio, quindi l'idea è questa. Va bene? Quindi per l'euro-dollaro abbiamo veramente molta, 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 molta roba. Poi torniamo nel metodo fascia, così ci controlliamo cosa sta facendo l'euro-dollaro in questo caso. Target pivot. Attenzione. Ciclo 3 con distribuzione così bassa? Sembra meglio quella prima. Vabbè, non cambia più di tanto sulle analisi, penso. Comunque va bene, adesso non torno indietro. Già, sì. Allora, qui abbiamo l'euro-dollaro che parte a rialzo dopo questa distribuzione. Mi deve partire qualcosa. In ogni caso parte qualcosa. Il metodo fascia è diverso perché la lettura ciclica non è proprio uguale alla lettura numerica ciclica. Quindi qui mi deve partire qualche cosa. Instagram ancora non ne ho visti. Ok? Quindi
Quindi può tornare sotto questo canale, tornare alla distribuzione ribassista o tornare nel canale di bassista. Quindi ancora non ho segnali down. Sul 5 minuti era partito, questo quindi è il minimo di Gauss, in ogni caso è questo, e potrebbe ricominciare la salita. Non lo so. Sull'euro-dollaro, sulla sterlina dollaro il segnale long è questo, quindi inutile che adesso mi cerchi di scendere ancora. Non ti credo. Se mi ritorni sotto questa zona qui, cominci a fare dei segnali ribassisti, non sei riuscito a rompere questo, era un falso segnale. Allora devo continuare a tradarmi la sterlina dollaro ribassista. Questo è poco probabile, ma è possibile. In ogni caso, se invece torni qui in alto e mi rompe, chiaro che la fase ribassista della sterlina dollaro è finita e comincia la fase rialzista. Sterlina dollaro sui 5 minuti, chiaro che questo, come l'euro dollaro, è un minimo di Gauss. La guardiamo, poi vi lascio. Quindi, questo è un minimo di Gauss. Andiamo a vedere le distribuzioni. Guardate, questa è la distribuzione nella notte. Posso capire che questa sia la distribuzione. E qui mi riparte un'altra, oppure qui mi parte un'altra. Quindi alla fine posso segnarmi questi. Questo non mi interessa perché nella notte le distribuzioni logicamente sono i laterali e soventi avere degli sbagli o comunque delle irregolarità che nella volatilità non ci sono. Questa è la distribuzione precedente. Qui incominciano le aperture delle borse, la sterlina d'oro riparte e rialza. Quindi questa è la distribuzione da seguire. Guardate, molto semplice, dall'indicatore la gobba più alta, la gobba più alta, questo è l'indicatore. Se incominci a salirmi, mi vai oltre questo e incominci la fase rialzista, quindi la sterlina d'oro vede forza, e se la forza è la sterlina d'oro, vuol dire che l'euro sterlina deve ricominciare la sua discesa, che ancora persiste nel cercare di andare a fare nuovi massimi. Perché se l'euro sterlina qui sale, vuol dire che la sterlina dollaro, dov'è? Sui 5 minuti, dov'è? Questa sale, qui scende. Questa sale, qui scende. Quindi tenetevi occhio a queste due cose, a un sale e scende tra sterlina dollaro e euro sterlina. Sono veramente una coppia che si va a veramente una negatività, una correlazione negativa che è visiva al massimo. Poi l'euro-dollaro invece, guardate, sull'H1 mi ritorna dentro il canale, quindi vorrà dire che l'euro-dollaro debole vuol dire che un euro debole. La sterlina dollaro forte vuol dire che la sterlina è forte, quindi sull'euro-sterlina dovrebbe scendere. Quindi queste tre coppie io le andrei a monitorare sempre se voglio fare del trading delle valute nelle nostre ore di trading, quindi europee. Ok? Perfetto. Per oggi io penso di aver detto abbastanza, forse anche troppo, portato confusione a chi è nuovo. Mario, ti ho scritto ieri, mi hai anche risposto. Consiglio a tutti di non operare o comunque di operare poco nel conto dove c'è operativo un robot per di diversi motivi. Prima si va in overfitting, se non si usa lo stop loss, le posizioni cominciano a correre in perdita, si mangia il capitale e il robot non vede, continua a lavorare, quindi potrebbe andare in overfitting. Non si usufruisce più di una strategia puramente automatica, quindi non hai una statistica di cosa rende il robot e poi ti arrabbi, dici cavolo, ma il robot non guadagna, e invece no, non è il guadagno del robot che manca, ma è il guadagno del trading manuale che manca, ok? Quindi preferisco e consiglio che si faccia un conto di trading extra dove fare del trading manuale e il conto di trading con il robot, lasciarlo correre, perché alla fine hai ogni mese dici cavolo, ma con il robot, questo robot questo mese mi ha fatto 300-400 euro, ok? Invece andando a operare anche manualmente ti rendi conto, poi penso di aver ragione, che non riesci ad usufruire di una statistica. Il robot fast si può fare con un conto da 5.000, sì, si può fare anche sì, si può fare anche con 5.000, sì, assolutamente si può fare, però su 5.000 io ti dico un'altra cosa, Vladi, preferibilmente è mettere un algo e un fascia assieme, quindi il fascia lavora comunque diversamente, ok? Quindi il fascia non ha conflitti con l'algo. L'algo, se tu metti l'algo come se fosse su un conto da 1.000, come su un conto da
su un conto speculativo da 1000 metti l'algo a 0,10, ti fa più o meno in 5, 6, 7 settimane raddoppia il conto, ok? Quindi ti fa un conto da 1000, te ne fa 2000 dopo 5, 6, 7, 6, dalle 5 alle 7 settimane, basandosi sulla volatilità del mercato, ok? Se il mercato laterale non si muove, logicamente non è più valida questa statistica. Se tu su un conto da 5000 metti a operare l'algo, che più o meno, diciamo, in un mese ti fa dai 300-400 euro, più metti dentro anche il fascia, che in un mese ti fa altri 100-150 euro, perché lo devi far lavorare tranquillo anche il fascia, aumenti la tua probabilità di avere dei guadagni rispettivi a un andamento ribassista sull'algo, potrebbe essere un movimento rialzista sul fascia. Quindi lavorano alternandosi, quindi hai due, diciamo, due secchi che entrano nel pozzo e tirano fuori l'acqua, ok? Questo è l'esempio più pratico. Sto facendo a tutti, tutti i conti da 10.000, sto mettendo sui conti da 10.000 già attivo sia il fascia che il robot. Ok? Va bene per questo? Benissimo. Va bene a tutti. Ok, io vi ringrazio della partecipazione. Vi auguro. Non so quanto c'è adesso Oman nel tuo conto, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. Dove guardare? Sì, allora sì, si può, certo, si può. Si può attivare tutto. Ok, ricordatevi anche questa attivazione, mi dovete mandare la mail con l'autorizzazione. Prossimamente, io spero già la settimana prossima, che sia, poi vi arriverà la mail dal Visual Trading, pronto il gestionale. Quindi sarà molto più semplice la gestione di tutte queste cose, perché avrete la possibilità direttamente nella vostra area clienti di aprire un ticket di supporto, quindi un ticket che vi permette di comunicare direttamente con l'area Visual, dove potete dire: ok, io voglio questo robo, voglio questo, voglio questo, voglio questo, e vi arriva automaticamente le risposte. Quindi sarà molto più semplice. In questo, per il momento, stiamo ancora, diciamo, quasi manualmente a fare questo, e io sto lavorando per rendere tutto un po' più automatico e anche un po' più, diciamo, dalla parte, un po' più professionale dal punto di vista del cliente, che ha la sua area clienti, sa cosa fa, cosa non fa. Quindi avrete anche lì, non più avete il vostro portfolio dentro, dove capire cosa state pagando, cosa state facendo, cosa state guadagnando. Anche per questo chiedo un po' di serietà nella lavorazione dei conti. Lo so che è bello avere il conto e continuare a fare operatività manuale, però non è sempre facile. Preferisco e consiglio: magari se fate un conto da 2, 3, 4 mila euro, fatevi un conto da 500 euro piccolino per fare il trading automatico separato. Perché non andate andare in conflitto con i robot? Più che altro non è il conflitto, è perché poi perdete si lasciano correre le operazioni, si perde un po' il controllo e ne risente il conto, il margine è basso. Già che la leva è 1.400, è abbastanza alta, però non basta. Immaginatevi se usate un leva da 1.30, non si può fare qui con il robot, ok? Questa è questo. Ok, poi addirittura, va bene, questa, ok? Assolutamente hai ragione, Michele. Se con un conto da 10.000 fare un'operatività tranquilla è quasi difficile sbagliare manualmente. Sì, vabbè, anche lì, se vi fate prendere la mano su un conto da 10.000 e cominciate a sparare 5-6 lotti alla volta, il conto da 10.000 va a brandelli. Però se un conto a 10.000 usate un 0,10, 0,20, riuscite a farvi anche 2-3.000 euro al mese senza esagerare, perché dovete fare correre un po' le operazioni. Ok? Grazie. Poi non so, adesso va bene. Ho detto a tutti, ai nuovi, perché adesso c'è un afflusso di tanti, tanti nomi nuovi che io non conosco. Contattatemi volentieri per Skype. Sono un po' pieno di lavoro, assolutamente, ho tantissimo lavoro, però do un orecchio a tutti, ok? Scrivetemi volentieri su Skype mp-forex, okay? Oppure trovate nel mio blog mp-agendaforex.com il tasto per cliccarmi su Skype. Non mi chiamate subito, scrivetemi prima un commento, che così so se sono libero.
Benissimo, non vi arrivano da parte mia mail o non vi voglio vendere niente, questo è tutto quello che vi posso dire. Cambierà la dinamica degli indicatori per i visual? Sì, cambierà la dinamica degli indicatori per i visual, però costeranno sempre 10 euro. Ci saranno due pacchetti, chi vuole usare quello, chi vuole usare questo. Probabilmente la nuova versione del Fascia non farà parte del pacchetto degli indicatori. Va bene? Va bene. Grazie a tutti. Vi auguro una buona continuazione di settimana e vi auguro tanti tanti bei pippini a tutti. Un saluto agli amici del blog che mi seguono in differita, anche a voi, vi auguro tutto quello che potete ricavare dal mercato e se volete farvi sentire sono sempre disponibile. Ciao a tutti, ciao ciao!